Ecco, siamo qui davanti al Coco Beach che è ancora non aperto, siamo a metà maggio, siamo qui di fronte a Alice Bagnino Claudio e vediamo la nuova lottizzazione del Residenze Da Vinci. Vediamo che è già in funzione la carreggiata che però non ha il carico e scarico, per cui i parcheggi e il carico e scarico si trovano poi su questa deviazione che si dovrà fare per andare a parcheggiare dall'altra parte della strada. Ecco, vediamo qui le residenze, queste sono le due nuove palazzine che ancora sono in fase di costruzione, mentre le residenze Da Vinci sono oramai costruite. E adesso andremo a vedere le residenze. Ecco, questo è il lungomare. Oggi è una bella giornata, c'è un po' di movimento, ma chiaramente i beach bar sono chiusi. Comunque c'è un po' di movimento. Questo è un pezzettino di spiaggia libera che si trova vicino alla Cogesco. E qui di fronte abbiamo le due nuove residenze che devono ancora essere costruite. E di fianco invece abbiamo le residenze che dovrebbero essere in funzione già da quest'anno e di cui andremo a fare un video proprio ora. Vediamo che tutta il marciapiede della strada è stata costruita. Questa è la spiaggetta che si trova di fronte e ora entriamo negli stabilimenti della Cogesco. Ecco, qui abbiamo la zona per le auto, poi c'è questa aiola e ora entriamo verso la zona delle residenze Da Vinci. Queste sono le residenze che invece ancora ex Enel, che devono ancora essere ultimate. Qui di sotto vediamo la spiaggia. Ecco la zona di demarcazione tra le due nuove residenze e queste che sono oramai state costruite. È tutto un cantiere aperto, mentre ancora nelle nuove residenze ci sono appartamenti in vendita. Ecco, vediamo qui di fronte le nuove residenze. Ecco, ora andiamo verso le residenze per vedere un po' i lavori. Piscina deve ancora essere costruita, dovrebbe sorgere in questa zona, mentre le residenze sono quasi oramai ultimate e dovrebbe essere la consegna entro quest'anno, però ancora vediamo che i lavori non sono completamente ultimati in quanto il cantiere è ancora presente. Qui la strada invece che è in funzione. Ecco, direi che gli appartamenti sono veramente a buon punto. Chiaramente la sistemazione esterna non è ancora stata fatta e ora andremo a vedere i parcheggi interni alla lottizzazione, i parcheggi esterni che si trovano poi da quest'altra parte della strada. Ecco, qui abbandoniamo il lungomare. E andiamo sulla parte dove si dovrebbero trovare i parcheggi sia della lottizzazione sia i parcheggi esterni. Ecco, qui vediamo una
serie di contatori esterni che devono ancora essere installati. Poi qui vediamo il parcheggio interno della lottizzazione, che sembra essere stato ultimato. Quindi vediamo qui tutti i vari appartamenti. E ora proseguiamo in direzione dei parcheggi esterni. Ecco, poi vediamo la ferrovia che si trova molto vicina. Ecco, qui vediamo degli ingressi ai parcheggi e la lottizzazione esterna. Ecco, questa è la parte esterna. Qui dovrebbero, dove c'è questa riga gialla, dovrebbero esserci i parcheggi. Ecco, qui vediamo l'esterno della lottizzazione. Ecco, qui siamo di fronte all'ingresso della lottizzazione da Vinci, con il muretto di cinta. Poi c'è la centrale elettrica che vediamo qui di fianco. Ecco, ora proseguiamo in direzione delle altre due residenze che si trovano qui di fianco. Ecco, qui vediamo la cabina elettrica a servizio della seconda lottizzazione, che è questa. Ecco, qui vediamo il primo edificio che ha già delle tamponature, mentre il secondo è ancora in fase di costruzione. Qui sta passando un treno, come vediamo qua vicino. Questo è l'ingresso poi del secondo complesso. Ecco, qui vediamo un'altra stazione. Stiamo per arrivare sulla zona poi che dovrà essere completata. Ecco che stiamo arrivando alla parte finale. Qui vediamo che stanno lavorando per fare un'altra palazzina, che è l'ultima. Questa è la zona. Qui stiamo arrivando sulla strada da dove siamo partiti, poi con le immagini. Ecco, con queste immagini finali di anche questa zona, che dovrà essere chiaramente riqualificata, terminiamo questo video.